Non lo voglio fare sta puntata, non la faccio, no. No, e invece la faccio uguale, Martin sei un criminale, matto, cazzo si è mai visto, il protagonista ho preso un totale che non vince ma muore male. Ma qui il protagonista mica c'è, sono tutti importanti e moriranno tutti quanti. La nona puntata della prima stagione del Trono del Muori. Non inizia, sta puntata non esiste, fine, titoli di coda, titoli! No, no, no. Vabbè, inizia con Ned e va Risino Saccottino che lo va a trovare, l'ultimo amico rimasto. Pensa come cazzo stai messo, Ned. Comunque non è vero, c'è pure Sansa che oggi ha chiesto a Joffrey, signore il padrone dei sette regni, viva Joffrey Re, di salvarti la vita. Ti sei messo a ridere insieme agli altri? Ned, io dall'inizio che cerchi di darti una mano, ma te sei andato a fidarti del dito corto. E a me mi tratti da merda. Ma quello se vuole fotte tua moglie, oh! Io no, non ho il pene, cioè, è namo. Sì, ok, non parliamo dei peni, per favore, che sto al gabbio, fa venire strane idee ai miei compagni di cella. Prima che mi tagliassero il pene, piccolo angelo, mi dovrò portare coltello nella doccia, ok? Ho viaggiato per il mondo insieme ad una compagnia di attori, che mi insegnarono che ognuno ha un suo ruolo. C'è chi inventa battute originali, ci sono i freebooter di merda, e ci sono io. Io sono il signore dei sussurri. Pissi. Pissi, pss, 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 bassa voce, via con me, zitto, zitto, zitto. E quindi interpreto il mio ruolo. Ma che cazzo stai del tuo ruolo? Di essere umano interpreto il ruolo. A psicopatico, stavo un passo dalla guerra totale. Ma ruoli cosa? L'essere umano è pieno di sfaccettature, come fai a limitarlo a un ruolo? Cazzo dite, fanculo voi giochini del muori, dei troni. Liberami. Potrei farlo, potrei farlo. Volessi morire male, lo farei, moriremo male. Ma non lo farò. Mazza, ok, amico. Ma allora che vuoi? Se mi parli ancora per metafore, porco rollo, giuro sui sette che ti incrino l'esistenza. Io voglio la pace. Già te l'ho detto, un po' di puntate fa nel tuo ufficio. Ma tu no, fidiamo se ti dito corto, bravo, bravo. Ti volevo dire che Rob non l'ha presa benissim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 o. E sta arrivando qui nella capitale. La marcia so proto. Ma è solo un ragazzo. Classico di vecchio. Quanti anni c'avevate te, Robert, durante il Lianna Gate? E allora, va benissimo. Ma il problema vero è il fratello del re. Ma che cazzo vuoi che faccia Tommen? Il fratello del re quello morto? Stannis Baratheon. Sì, lui è il vero erede! È suo di diritto, il trono è suo! È suo! Ma lo sappiamo tutti benissimo! Ma tu pensi veramente che non sappiamo che quelli sono bastardi perché è morto Robert e tutte queste cose? Ma lo sa pure Cesira che noi sappiamo! Ci servivi te, certo! È arrivato il metacane scemo! Tu sei l'unico pirla che è andato da Cesira a dirglielo! Parli, parli, ma io sono bravo nel trono del muori, di Leanna non sapete un cazzo! Eh? Tannis il re! State zitto! Non rovinare tutto il lavoro che ha fatto Sansa! Torna al piano A! Di a Cesira che... Te sei sbagliato! Che Joffrey è bro! Chiedi scus! E avrai salva la vita! Ti manderanno alla barriera! Da tuo fratello e tuo figlio! Chiama ora! Fallo, altrimenti morirai! E me lo devi far di. No, no, vabbè, ho capito che vuoi dire. No, adesso lo dico. Lascia perdere. Ecco che arriva. Già lo so che. Pensi che scambierai il mio onore o il mio disprezzo per i freebooter? Per cosa? Per qualche like in più? O hanno alla barriera? Vabbè, non sputa sulla barriera. Preferisco morire che hanno alla barriera. Tanto al cappio già ci sto. Da una prigione a una prigione. Ma scusa, non era bellissima, onorevolissima la barriera? Ci hai mandato John? Sì, ma infatti quasi quasi accetto. Ma non lo farò, perché ho imparato da tempo come si muore. Perché sei cresciuto coi soldati? No. Perché se sei un Ben e muori una volta sì e l'altra pure e l'altra ancora, forse no, ma invece sì? No. E perché? Perché so Stark. Sì, sei molto figo. Ma Sansa? Non rovina al momento che ha la musica. Ma Sansa? Oh! Che c'è? Sì, ma così no, però, che cazzo! Un corvo spicca al volo verso uno sfondo appiccicato con lo sputo. Che bello lavorare, la posta vado a portare. Ma no, poverino! Tion, sei cattivo! Tion, uccello.
uccello morto, Tio. No, vabbè, no. Taglia, questa tagliala, tagliala, no! I doppi sensi così scemi, no! Ma di chi era sto corvo? Di Walder Frey. Rob, sotto consiglio di Kat, sta ammazzando tutti i corvi che un'altra casa spedisce. Ma come cazzo ti permetti? Ma non siete andati a chiedergli i favori? No, no, guarda, sono infami questi, eh. Vuole avvertire Lannister. Ma noi dovremmo andare lì a chiederglielo e basta, no? Questo è più rincoglionito del padre. Imparate a giocare al gioco del muori! Ma andiamo là sotto e famoglie. Oh! Non gli frega! Stanno qui da 600 anni e non hanno mai rinunciato al pizzo. È il 98% del prodotto interno lordo loro. Ma questa è una mafia vera! Ma noi permettiamo una famiglia sola di avere il monopolio della mobilità nel regno! Ma che smai? Ma costruiamo un altro ponte su sto cazzo de fiume, delle zattere! No! Vabbè, vado a contrattare! Ti vende i Lannister, ti taglia la gola, ti scioglie nell'altofuoco con Renzo of Castellammare in sottofondo. Ma ma noi dovremmo trattare con sta gente. I Frey sono la mafia per davvero, me ne sto rendendo conto solo ora. Comunque io non posso permettere un altro di contrattare al posto mio. È giusto. Andrò io. Questa è Kat, signori. Uno poi dice, devi dare colpa a Kat, tu esageri. Sì, ho capito, vabbè, magari, forte pure, eh. Ma magari se ci andava Rob non prometteva le cose che poi scateneranno il delirio. Andiamo avanti. Conosco Lord Walder sin dall'infanzia. Non mi farebbe mai del male. Avete visto? Kat ci azzecca sempre. Si va a casa di Walder Frey, che è evidentemente contrario all'aborto. Guarda, guarda la famiglia. Misty Spurma ricordavo diversa. Ma poi il Kat è lei. Sono confuso. È un piacere rivederti. Che cazzo vuoi, Kat? What you say? That you only meant well. Ma padre, muti. Dovete stare muti. Vabbè, fammi convenevoli. Che cazzo vuoi, Kat? C'è un posto dove parlare? Ma che c'ha danni neurologici? Stiamo parlando. Va bene, va bene. Fuori dalle palle. Perché da lì siete usciti. Dalle mie palle. Madonna. Sì, sì, lo sappiamo. Muti. La vedi qua, ragazzina? È mia moglie. Massa, complimenti. È amore sicuramente. È la nipote di Mubba Stark. Eh sì, così fate voi. Mi avete sempre schifato, tu e tuo padre. Pescetti maledetti. Schifate l'altri, pensate di aver ragione. E fate una cazzata dietro l'altra. Come quella di venire a parlare con me. Eh? Ti aiuterò a tutti i modi possibili. Ti vubi Kat. Ti chiami Kat? Come faccio a non aiutarti? Allora apri le porte e fa passare mio figlio. No! Guarda che siamo tantissimi, una squadra fortissimi. Te lo devastiamo questo castello di merda, eh. Non usare il metodo mafioso contro di me. Ma ti ho giurato fedeltà a mio padre. E appunto, ma già il fatto che te parli così, che lo devi convincere, che gli devi ammassare i corvi, mica va bene sta cosa, è l'alfiere tuo. Sì, sì, mi pare, forse può essere, ci starebbe sta cosa, mi pare, sì, sì. Ma ho giurato fedeltà pure alla corona. È come la costituzione che batte le leggi nazionali, è più importante. Se avessi il buon senso che gli dei concedono un pesce, e dalla ha detto apposta queste tagli, mi consegnerei Lannister. E perché non lo fai? Perché sti cazzi di tutti voi? Perché dovreste a pensare a voi che c'ho le 15 anni nipoti dei bubastri? C'ho altro da fare, c'ho altro da fare, oh, capisci? C'ho altro da fare. Ah, ma rivediamo subito, dito a mio figlio. Andiamo verso nord, alla barriera. Che fretta c'era? Andiamo tutti alla barriera. Scusate. Dove John ha una brutta ustione causata dalla lampada, perché John si brucia. E quindi? È normale, no? Normalissimo, infatti. A giorni potrò riutilizzare la mano. Yeah! Regaletto di guarigione, tiè. Bam. Ti chiama Lungartiglio. Ho fatto rifare il pomo. Un nome adatto sia a un orso che a un lupo. È un drago. Grazie, che bella. Oh, 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 no! Ma che sta di no, ma che davvero? Ma è acciaio de Valeria! Shh, che poi quella te sento che rivolo. Non posso accettare. Questi sono soldi, oh! Ma perché mai regali? In qui in quattro puntate siamo già così intimi. Il figlio che non ha mai avuto, che ha avuto, ma che ha venduto schiavi, e quindi l'hanno cacciato in Tensifritz. Sci, appartiene ai Mormont da 14 secoli. Doveva andare a mio figlio Jorah Zan. No, ma ci ha disonorati. Cattivo. Comunque non ti fa strane idee, eh. Te la regalo perché mi ha salvato le chiappe. Beh, pure questo è vero. Quindi mi pare giusto. Ma anche perché ti voglio bene, figlioccio mio. Ma non è un premio. Sei stato cattivo. Hai attentato alla vita di Selarriser, un tuo superiore, perché aveva fatto una battuta.
Ho capito che ti incazzi, ma c'è ancora la libertà d'espressione in questo paese. Hai infranto il giuramento. Al mio posto morirò. Hai attaccato un confratello. Scherzo, l'ho mandato via. Perché io ti vubbi, figliocino mio. Così non urterà più i tuoi sentimentini, quel brutto cattivo. Mi raccomando, non te la fa fregare, non te la perde, che poi te la ricompro, eh. Segui un piano sequenza che mi ha fatto pisciare sotto. Congratulazioni, bro. Ben fatto. Madonna che cringe, proprio le scene a casa alla occhi del cuore. Cioè proprio false. Quello passa e loro, bravo, complimenti. Il mio campioncino, ma che cazzo è? Mamma mia, cringe. Tutti i compagnetti vogliono vedere la spada. Loro non c'hanno l'iPhone o la P4, quindi si fomentano con le spade. Fammela provare, ci gioco io. Ma si scarica la batteria. John è felice. Nel trono del muori non può durare. Infatti sono tutti felici tranne Sam. Sempre un per cazzo, Sam. Sempre rovina tutto. Che c'è, Sam? Che c'è? Niente. Dimmi che c'è. Ma niente, non c'è niente. È tutto a posto, niente. Divertitevi, io sto bene. Vabbè. È solo che è arrivato un corpo che parla di tuo fratello, che si dirige a sud a scatenare la guerra più totale. Però niente, a posto. Sam, tu queste cose me le devi dire subito. Parli del metalupo e Caterina ritorna. Che ha detto, che ha detto? Tu puoi passare. Ottimo. E te dà pure l'esercito. E namo. E ti perdona il fatto che gli ha segato tutti i corvi addestrati, che mori fanne altre in casino. E dai, ma... Ma perché? Ti pare io. Ti dovrai portare appresso Coso, uno dei figli sua, e farlo Lord Coso a guerra finita. Sì, sì, vabbè, sti casi, sì, sì. Tutto qui? Aria dovrà sposare suo figlio Voltro. Voltron, Voltro, ritorno al futuro? Quando avranno l'età? Aria non la prenderà bene. Ma si dovrà sacrificare per il bene di nostro padre. Viserys intensi, Fritz. Tutti che vendono il culo delle sorelle. L'ha fatto pure Rob. Mo me ne accorgo. Maledetti! Che vendete le sorelle? Ok, andiamo. Non ho finito. Ancora. Gli abbiamo dato mia sorella, ma che altro vuole? Te. Oh, regà, regà, tutto questo per un cazzo de ponte. Madre, dimmi. Fai cagare a contrattare. No, ma sfonda quel portone, cammina. No, non si può, non si può fare così. Non l'hai presa bene, ma ti dovrai sacrificare per il bene di tuo padre. Ma so cose che si dicono quando bisogna vendere il culo delle sorelle. Ma puoi scegliela te, eh? Come lo starter? Puoi prendere pure due o tre, che te frega? Ha dato un'occhiata? Come so? Che cazzo dici? Là in mezzo c'è sta una che lascia sta, magari la vede. Lascia perdere in futuro altre... Boh. Oppure ma che Walder la nasconde? E imparentamose coi mafiosi, che te devo dire? E si passa il ponte. Yes! Ritorniamo dallo Stark senza pedigree, che incontra Aemon. So che volevi vedermi. Ma non potete essere seri a scrivere sti dialoghi? Vabbè, dimmi, ti sei mai chiesto perché i guardiani della notte non prendono moglie? Perché siamo tipo i preti? Siamo pure vestiti di nero? Ma perché nei sotterranei c'è una gabbia piena di bambini? Mi scusi? Ah, se no taglia, taglia pure questa, è troppo tosta, taglia! Non si prende moglie per non amare. L'amore è la morte del dovere. Cosa farebbe tuo padre se dovesse scegliere tra l'onore e l'amore dei suoi cari? Farebbe ciò che è giusto. Hai sbagliato, con tutte e due. Cos'è l'onore paragonato all'amore di una donna? Cos'è il dovere paragonato allo stringere una nuova vita? Cos'è il tradurre i meme paragonato al prendi like alle spalle della... No! E no! So buoni tutti essere onorevoli quando va bene, ma è quando va male che bisogna fare una scelta. Lo so, è brutto. Tu non sai nulla. Dio, lui è il primo a dirlo nella serie! Hanno freebootato gli gritta freebooter di Jon Snow! Allora, primo, quello non ha la pancia in tua. E invece sì, a quanto pare. Secondo, non mi fare il teenager ribellino, nessuno mi capisce! Ma tu lo sai chi so io? Oh, un vecchio! Io stavo con lì... No, 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 no. Gli dèi furono cattivi con me. Colpirono quando ero già vecchio. Cieco, la mia famiglia fu spazzata via. E che devi fare? Stavo nel trono del muore. Ora che ci penso, fu spazzata via per colpa della ribellione di Robert, aiutato da tuo padre, che avete tirato su una guerra, bastardi! È colpa di tu. Ma chi sei tu? Mio padre era Mekar Targaryen. Mecha, magari un bottone. Mio fratello era Aegon. Mi fischiano le orecchie. Regno al posto mio, perché io so così swag che ho rinunciato al trono. N'ha capito? E poi il figlio era re folle, eccetera, eccetera. Sei Aemon Targaryen. Quello che ha fatto la canzone Facchi una cifra di tempo fa. No, quello è con la E. Però sì, so Aemon.
Però no, non so Aemon. Sono il maestro dei guardiani della notte. Eppure tu. Fa la tua scelta. Andiamo a trovare la Galesbrings. Con un drogo che, nonostante faccia 2.726.492 gradi, ha la sciarpina. Amore, come va? Amo? Amo? Non ignorarmi! Se sei arrabbiato, dimmi quello che succede! Non fa scenate pur di non parlare con me! Ah! È caduto da cavallo! Non è più Cal! No cavallo, no Cal! No, no, è solo stanco! Come era? No, no! Deve spellere le tossine! Ma la legge dice che è un Cal che non cavalca, non è un Cal! Ci accamperemo qui! Tu non mi dai ordine, capito? Non mi dai ordine e poi? Non mi dai ordine, capito? Calisi, signora Super Kamiguro? Porta mastriga! O Cal Drogo saprà cosa hai fatto! Ma già lo sa, sta lì, me sente! Ehi, Cal, come andiamo, vedi? Portami la strega, lo comanda Cal Drogo! Ma sta lì, non ha detto niente! Lo sento pure io, eh! E mo' rotto il cazzo, però! Vabbè, vabbè. Ma solo perché io voglio bene a Cal, a me sta cosa non mi sta bene. Via di nuovo a Westeros! In questo incredibile ping pong che è la vita-morte! Dove Tywin Lannister viene a sapere che Robb ha passato le torri Frey, ottimo direi! Tyrion si riunisce a loro e viene a sapere la lieta notizia che lui e i suoi barbari saranno in prima linea! E sei contento? E non dire che ti tratto male poi, Ma la prima linea è la prima che muore male. Operazione scudo umano. Ma papino morirò. Dai, Ho detto dai. Tyrion torna alla sua tenda e facciamo la conoscenza di Shay. Sponsor by un coglione rosso tre tende più là. Ok, la bagaccia è giusta. Bronn è come l'elemora e li lascia soli. Come ti chiami? Allora, ciao a tutti, mi chiamo Shay. Vabbè, convenevoli sì, siamo detti. Questo è l'affare. Se farai parte della Tyrion Inc., dove Inc. sta per... Ma cosa sono queste volgarità? Era per fare la battuta, scus? I suoi doveri saranno versarmi il vino, se può fa. Massaggiarmi le gambe, che cevo, se basso. Ridere le mie battute. Sì, però devi far ride, sennò che ride a caso. Che tristezza. E fare all'amore. Sono a bagascia, era sottointeso quello. Come se fosse la nostra ultima notte. Non per mettere pressione, signorina, ma potrebbe veramente essere così. Ma niente pressione, Relax. Domani crepo può essere. Ma calma. In cambio otterrai protezione. Mi vedi così basso, ma meno, lascia verde, meno. Una compagnia spettacolare, modestamente, me lo dicono tutti? Tutte le donne che hai pagato? Ho perso il filo. La compagnia, e i soldi. I soldi. Questa è la parte più importante. Cosa fa? Firma? Questo vale come accordo verbale, eh? A Ridaglia de Essos, dove gli Mitrachi si sono accampati. Drogo non è proprio un fiorellino e alterna frasi sconnesse. Justice League. No, che schifo. Sputi. E hit del 2000. Jorah entra e non riesce a fare a meno di sorridere, non si sa perché. Non morirà, lui è forte. E non è vero che la Justice League è brut. Anche se Aquaman vai a fa. Aquaman, a me che so fuoco, woman. Traditore. Giora tira fuori un coltello perché vuole essere sicuro di non avere più concorrenza. No, per levare la crosticina che si è formata. Ma com'è possibile? Ma era un tagliettino. La lama era imbevuta di via Cal. Mamma mia, che cazzo sto dicendo. Ormai è spacciato. Fuggiamo insieme. Ma perché dovrei fuggire? Io sono a Galesbrings. Qui non stiamo a Westeros, oh! Qui si ammassano per un pacchetto di sigarette. Se esistessero le sigarette. Io non voglio che lui muoia. Ma l'erba voglio non cresce manco nel giardino da Galesbrings. Arriva la strega. Oh, dammi una mano, santona. Ti do tutti i soldi. Imponi le tue mani su di lui e guariscilo. È colpa sua. Lei ha fatto questo. C'ha ragione. Ed è pure colpa tua che gliel'ha fatto fare. C'ha ragionissima! Bada come parli! Lei ha la Calesbrings! Solo fino a quando lui vive. Non hai letto il contratto? Non c'era un contratto, non sapete scrivere! Non giudicarmi dalle apparenze, siamo tutti a Votrachi! Quando muore, lei è niente! Leggi? Azz. Oh, lavavetri 2.0!
Io non sarò mai niente, oh! Ma da come parli che state poco sopra i barboni nella scala sociale? Io so il drago! Oh! Io fra 6 mesi so a Virilli! Grazie, mi hai salvato! Scema! Allora tu salva lui? Ti chiamano strega, ma io non ci credo. Però, se conosci qualche magia per salvarlo magari... Non ho capito, non so... Una c'è! Ma costa caro. Pago, pago tutto! Non costa soldi, stiamo nel trono del muori. Qualcuno deve morire. Ma che vuoi, la mia vita? No, Galesbrinks. E quale? Portami il suo cavallo. Sì, ma non stavi a guardare il cavallo. Portano il cavallo di Drogo nella tenda e la gente fuori guarda la scena. Ma cosa sta succedendo? Cioè, capito? Cavalli dei Treded. Buonasera, so il cavallo. Oh, Drogo, compagno di mille avventure. Mi avete portato a visitarlo, che cari. Che vuole sta signora? Vedrai che guarirà. Signora, se ne vada, mi impalla la visuale. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. Ma poverino, sempre i cavalli ci vanno di mezzo. Uscite tutti che devo fare la magia, se no scoprite il trucco. La Galesbrinks esce. E questo Blood Rider coso. Come cazzo? E questo e... Non male, cerca. Questo Blood Rider coso non è contento. E questo signore avrebbe anche un po' ragione, eh. Blood Rider coso 2 cerca di fermarlo, ma non va. Dai, parliamone, non c'è bisogno di fare così. T'ammazzo! Il combattimento, Blood Rider coso è più veloce e Jorah bozza. Attenzione, lo colpisce a sorpresa con un fendente incredibile, amici! M'hai preso, mo sei contento. Capisci perché quando combatti devi mettere delle cazzo di protezioni? In quanti dovete morire per farlo? Ma non vedi Gar Drogo una feritina, guarda come sta! Pure tu, ma indossa un elmo, no? Perché un elmo? Ecco perché. Galesbrinks, come stai? Ragazzino is coming. Porta le levatrici. Non verranno, c'hanno paura. E io l'ammazzo. La strega può far nascere il bambino. Ma ha detto di non entrare. La strega, vabbè. Ma perché? Ma non entrare. Senti là dentro che è. Ma cosa sta succedendo? Forse è per questo che dopo succede gli impicci, eh? Forse è colpa del Jorah, attenzione. Forse no. Ritorniamo all'accampamento Lannister, dove siccome Monopoli non esiste, Tyrion e Shae giocano a Damos e Fuoco con le candele, dove Shae è campionessa. Daenerys in sto gioco ovviamente è squalificata perché è cheater Daenerys. Ma che sei Targaryen pure te? Cambiamo gioco, si chiama Fasse i cazzi dell'altri. Io dirò qualcosa e se voi l'avete fatta dovrete bere. L'hanno già fatto Kate e Sawyer. Perché ogni tot serie TV c'è sta sto giochino per conoscere? Ma... Iniziamo con Bronn. Dai col mentalismo. Tuo padre ti picchiava. E vabbè, gli Stark amarono male, non ci sono più gli inverni di una volta. Sentiamo le cose ovvie. Tocca a te. Non voglio giocare. Tua madre era una troia. Bevi. Era una meretrice. Bevi. Era una lucciola. Bevi. Lavoratrice della notte. Bevi. Signori, fina. Buonasera. Bevi. Ministro delle pari opportunità. Bevi. E non parlare di mia madre. Signorina, se l'ho offesa. Ma è vero! Mi dispiace. Cazzo lo faccio! Scusa. Shae non vuole giocare, ma vuole sapere la storia della moglie di Tyrion. Che non la voglio raccontare, perché mi pia male solo a pensarci. Una storia brutta. La moglie fa una finaccia colpa del padre di Tyrion. Questo devi sapere. Vatta a leggere se vuoi. Perché se Kat tratta male Jon, qui stiamo a dei livelli che... Tyrion da tutta sta vicenda è rimasto traumatizzato e te credo. A Shae gli parte la sindrome della croce rossina. Io vado, eh. Ciao. Arrivederci. Rieccomi. Cosa succede? C'è la guerra. È arrivata prima. Manco un messaggio per avvertirci. Vieni a morire male, dai. Se muoio piangi per me. Meh. Tyrion, che già ha difficoltà a camminare in mezzo all'accampamento, che non ha mai combattuto, non è un soldato, deve andare in guerra in prima linea a capo di un'armata. Tywin, ma manda un sicario di notte. Fa più bella figura se lo vuoi morto. Tyrion, dimmi. Resta basso.
Barboni, tutti intorno a me! Corvi di pietra, corvi di pietra! Orecchie nere, orecchie nere! I colori si dice razzisti! Uomini bruciati, uomini bruciati! Dragraspiz! Stagisti sottopagati! Stagisti sottopagati! E cani verniciati! Cani verniciati! Che cazzo di nomi c'hanno? E moffette intonacate! E moffette intonacate! E ornitorichi! E basta! E basta! No, no, vabbè, vabbè! Miei soldati! Andiamo a menaglie! Sì! Mezzo uomo! Mezzo uomo! No, ma che mezzo uomo? Mezzo uomo! Non è bello! Mezzo uomo! State ferendo i miei sentimenti! Carica! Sì! Inizia la guerra per Tyrion! Fine della guerra per Tyrion! Pure per noi non ci fanno vedere la battaglia. Ma dai, che culo comunque, frate. Meglio che rimani per terra, so contento. Meglio così, perché sennò eri morto. Tyrion si risveglia e vola. Porco roll. No, sta su un carro. Fai schifo a combattere. Abbiamo vinto? E che stavamo qui a conversare amabilmente, se no? Come si sono comportati i barboni nostri? Una io, una lei. Sei ferito. Papino, sei preoccupato per me? Sei solo ferito. Ma quindi Rob è morto? È stato catturato? Ma infatti, cioè, questi hanno vinto contro Rob. No, i soldati erano 2000 e non 20.000. La vedetta si è sbagliata. Ma di poco. Può succedere. Giustizia della vedetta. Ma dove sta Rob allora? Con gli altri 18.000 uomini. Con gli altri 18.000, grazie al cazzo. Ma dove? Rob è andato a Delta delle Acque e non ci fanno vedere manco sta battaglia, allora ditelo! Breve scenetta dove Kat è preoccupata, poi Rob torna tutto a posto, tema Stark. Abbracini vari, che palle. Se sono rubati a Jamie Lannister. Azz. Sempre a rubarvi Lannister, vabbè. Questo però è il fratello di valore, oh! Quello raro, shiny. Vabbè, mi avete preso. Che volete? Le mie figlie! Guarda, l'ho lasciate nell'altra armatura. Tutta sta guerra, soldati che crepano, perché queste due famiglie si devono scambiare i parenti, capito? Due famiglie litigano, i soldati esplodono, ma... Va bene, c'ho un'idea. Famo io versus te. 1v1, viesce? Chi vince ha vinto la guerra. Se lo facessimo, sterminatore di re... Vinceresti te. Io seguo un'altra strategia. Di che te caghi sotto e basta. Un'altra strategia. Fighettina. Strategia. Sono più forte. Gne gne. Non te la prende. Non piango per questo. Piango perché ho mandato a morire 2000 uomini. Bravo Rob, bravo. Sì, ma che te frega, so poveri. Che sai, le trame loro, le famiglie loro, le storie loro. No, e allora che te frega. Invece tuo padre, a quello ce tenevo. Ma Rob gli è presa male. E fai discorsi motivazionali quelli belli. Quelli che caricano le truppe. Non siamo dei conquistatori. Abbiamo vinto solo una battaglia. Facciamo schifo. Questa guerra sarà ancora lunga. Mantaccola, che ansia. Siamo vivi, almeno oggi festeggiamo, no? Sempre depressi sti Stark. Cangoscia. Ecco, vattene. Bravo. Ciao Chihuahua. A ridagliere a prodo. Vediamo Aria, che ormai vive a strada. E per passare il tempo ammazzi i piccioni, cattiva. No, lei c'ha fame, in tutti i sensi. E vuole elevare la sua posizione sociale con il trading. Ciao, vorrei un tortino al limone. Tributer de Sansa. Lei è fortunato perché solo per oggi in offerta questo piccione. Pussa via. Complimenti, lei è il milionesimo cliente. Gendarmeria, clicca qui, ha vinto un piccione. Oh, e basta. Ma cattivo, piccola Angela, dagli in uno vecchio, che te costa? Ma sei infame. Il panettiere se ne va, insieme a tutta altra gente. Aria, fregata la roba, ha lasciato tutto un custodito, sto infame tirchio. Che succede? Portano il primo cavaliere in piazza. Alla piazza. Aria si arrampica su una statua. Proprio per farsi vedere. Proprio catturatemi. Cioè che la stanno pure cercando, no vabbè. Ned esce e vede subito la figlia. E te credo, guarda dove sta. Solo lui. E guardi intorno che l'hanno vista. Non mi dite no perché non la riconoscono. Perché sennò cosa dopo non gli taglierebbe i capelli in dimo cazzate. Vabbè, vabbè, non la vedono, vabbè. Manda Joy a ricchiappalla mentre passa attraverso la folla di plebe poracci che lo schifano. Ciao, come ti chiami? Sono Eddard Stark. Professione? Lord di Grande Inverno.
e primo cavaliere del re. Descriviti in tre parole. L'inverno sta arrivando. Dai, Ned! Dillo! Di a tutti che col biondino è bastardo! Viva l'onore, dai, Ned! Sono qui davanti a voi per confessare il mio tradimento. Per confessare il mio tradimento. Confessare il mio tradimento. Ho tradito Robert. Ho tradito i giuramenti. Madonna. Ho tradito tutte cose. Sono cattivo. Joffrey Baratheon è l'unico vero erede. Lord dei sette regni e protettore del reame. Porca troia. Guardate che cazzo devo fare per proteggere la famiglia mia. Cat mortacci tua. Che schifo. Ladro. Ned sceglie di salvare la figlia e confessare tutte cazzate. Non lo biasimo. Dai, tutto a posto. Hanno fatto la ramanzina, mo lo liberano e fine. Mo questo va a nord che ha la barriera, incontra il fratello, magari tira su gli eserciti, torna giù, capito come? Quest'uomo ha sbagliato! Però adesso ha chiesto scus! Che demo fa? Mia madre vuole che lo lasci andare da guardiani, perché Cesira non lo vuole morto, ve lo scordate tutti! È Joffrey che è scemo fragico! E anche la mia Lady Sansa sarebbe felice. E quindi ok, liberato, e vi saranno tutti felici e contenti, fine, fine, vai che ti dico le coda, vai! No! Vogliono tutti che lo liberi! E sti cazzi! What? Serilin! Fagli la rasatura bassissimissimissimissimissimissimissima! Ma che sei scemo? Senti che dice Cesira qua, senti. Aria viene portata via pure questa scampa. Invece Sansa, no. No! In tribuna d'onore a vedere il padre crepare dopo il cane. Sansa, buon consiglio. Suicidati! Comunque, tranquilli, fidate, fidatevi, io ci capisco. Te pare che siano il protagonista? Davanti alle figlie. Cioè, mo arriva qualcuno e lo salvo. Guarda, è all'ultimo momento, come al solito, che palle. Sti cliché. Fine. Ned Stark muore. Ma era il protagonista. Ma io a chi cazzo devo voler bene? Perché devo continuare a vedere sta serie? Cioè, capito? Chi è rimasto? E invece no, è bello uguale, ti fa capire che possono morire tutti. Almeno fino a questa stagione. Ma datemi qualcuno da amare. Senza portarmelo via. Per favore. Infatti Cesira. Ciao!